Ciao ragazzi e bentornati sul canale di Iron Manager. Bene, come avete visto dal titolo, oggi parliamo di Nutrient Timing e dell'importanza della finestra anabolica. Bene, prima di tutto bisogna ricordare che le linee guida sul Nutrient Timing, ovvero quando consumare determinati macronutrienti, ovvero carboidrati, proteine e grassi, in realtà risale da studi che sono stati condotti su atleti che praticavano sport di resistenza o di endurance. Ovvero l'affermazione tipica che sentiamo negli spogliatoi delle palestre che subito dopo un workout di bodybuilding o di fitness bisogna consumare uno shaker con una soluzione di carboidrati o consumare un pasto ricco di carboidrati perché in questo modo stimoliamo la risposta insulinogenica e glicemica per un migliore recupero muscolare, in realtà risale a uno studio che è stato condotto nel 1988 da Ivy et al, i quali appunto sottoposero un gruppo di individui a un digiuno attraverso un ciclo di depletione del glicogeno e poi cercarono di comparare il ritmo di risintesi del glicogeno da una soluzione a base di 2 grammi di carboidrati per chilo corporeo e sottoposero agli individui questa soluzione subito dopo e poi a un altro campione subito dopo 2 ore dall'attività fisica. E lo studio appunto dimostrò che il ripristino delle scorte di glicogeno era 2-3 volte più veloce subito dopo l'attività fisica, col ripristino completo solo dopo 4 ore. E da lì appunto nacque il mito che era importante ripristinare il glicogeno subito dopo anche un workout in palestra. Quindi stiamo parlando di uno studio del 1988 e quindi a distanza anche di parecchi anni, ancora adesso c'è gente che corre subito negli spogliatoi a farsi il Vitargo o comunque altre soluzioni per ripristinare il glicogeno nei muscoli perché altrimenti ha paura del catabolismo, ha paura di non stimolare la sintesi proteica, quando in realtà anche gli studi hanno dimostrato che il ripristino del glicogeno ai livelli pre-allenamento può occorrere entro le 24 ore se la quota di carboidrati prevista dalla dieta comunque è sufficiente. E quindi la preoccupazione dell'urgente ripristino delle riserve di glicogeno è più un problema degli atleti di endurance o di resistenza come i maratoneti, i ciclisti che portano veramente le loro attività fisiche portano veramente a una deplezione del glicogeno a livello muscolare, quindi non si parla sicuramente dei bodybuilder che difficilmente andranno poi ad allenare lo stesso gruppo muscolare più volte durante l'arco della giornata. È vero però che magari nel periodo di definizione in particolare o magari chi piace particolarmente allenarsi si può magari fare un allenamento al mattino di cardio e uno alla sera, ma gli obiettivi di performance comunque di un bodybuilder e il tipo di allenamento di un bodybuilder non sono decisamente gli stessi di un atleta di endurance che deve competere più volte al giorno, arrivare sempre al limite delle sue capacità fisiche, quindi bruciando completamente tutte le riserve di glicogeno. Inoltre gli allenamenti con i pesi non portano veramente mai all'esaurimento delle scorte di glicogeno, questo se volete è un altro mito portato avanti dalle ditte di integratori per cercare di vendervi le loro miscele di carboidrati post workout. E diversi studi infatti hanno dimostrato che allenamenti ad alta intensità, quindi parliamo anche del 70-80% del vostro massimale e volume moderato, 6-9 set per gruppo muscolare, riducono le riserve di glicogeno appena del 36-39%, quindi non è sicuramente necessario correre a farsi uno shaker di Vitargo o mangiarsi un piatto di riso subito dopo il workout. Quindi la disparità poi dei risultati fra gli studi in cronico e gli studi in acuto può essere anche giustificata dal fatto che questa windows of opportunity, questa finestra anabolica, sia decisamente più lunga di poche ore subito dopo il workout. C'è questo studio anche interessante di Birds and et al colleagues che ha trovato per esempio che l'allenamento a cedimento muscolare può scatenare una risposta anabolica che richiede un refeed proteico che può durare fino a 24 ore dopo l'allenamento. E qui entriamo, se volete, in un campo che mi piace particolarmente perché comunque va ad analizzare quella che è la perfezione del nostro organismo sempre alla ricerca della cosiddetta omeostasi, come detto in altri video. Infatti in un altro studio interessante a dimostrare come il nostro corpo sia sempre alla ricerca di questo equilibrio è quello di Del Dick et al, che osservò una maggior risposta anabolica intramiocellulare ad un mix di carboidrati, proteine e leucina post-workout in individui che provenivano da un digiuno intermittente rispetto invece a soggetti che avevano consumato un pasto in precedenza. Quindi questi risultati dimostrarono come il nostro corpo sia sempre capace di supercompensare nonostante appunto la natura catabolica dell'allenamento a digiuno.
gli stessi dati poi supportano di nuovo la tesi che il raggiungimento della quota di macronutrienti a fine giornata sia decisamente di più grande importanza rispetto alla collocazione di questi macronutrienti in un determinato momento della giornata, ovvero il cosiddetto concetto del nutrient timing. E poi bene, sappiamo che ancora più importante di questo fattore è ovviamente il fattore del bilancio energetico, ovvero il bilancio fra le calorie che ingeriamo con l'alimentazione e le calorie che invece vengono bruciate attraverso l'attività fisica e tutte le nostre attività quotidiane. Quindi possiamo concludere che questo dibattito sulla finestra anabolica, sul nutrient timing e di cosa consumare subito dopo il workout sia un dibattito ancora aperto, semplicemente perché cerchiamo di mantenere lo spirito e l'approccio scientifico e quindi valutare anche le nuove tesi e nuovi studi eventuali che compariranno appunto nei prossimi mesi, nei prossimi anni. Tuttavia, il tipo di allenamento del bodybuilder non si avvicina nemmeno minimamente agli sport di endurance o di resistenza, come per esempio la maratona. E quindi il consumo di nutrienti in concomitanza con l'allenamento non porta davvero nessun vantaggio di performance o nessun effetto anticatabolico se seguiamo comunque un'alimentazione corretta e bilanciata pre-workout o subito dopo post-workout, o comunque abbiamo un apporto di macronutrienti bilanciato nell'arco della giornata. Alla fine vi lascio con un'applicazione pratica, suggerimenti appunto per lo sport del bodybuilding di Alan Argon e Brad Schoenfeld, che appunto hanno suggerito dosi di proteine corrispondenti a circa 0,4 a 0,5 grammi per chilo corporeo consumato nel pre e nel post workout. Quindi in questo caso ci stiamo riferendo a proteine, non carboidrati. E poi ovviamente il problema non si pone per chi ha già 3-4 pasti nello stomaco. Ovviamente le linee guida o suggerimento di Alan e di Brad si riferiscono a chi si allena a digiuno, comunque molto presto al mattino, e quindi a stomaco vuoto, e quindi vogliono consumare questi 0,4-0,5 grammi per chilo corporeo di proteine nel peri-workout, ovvero in concomitanza con il workout. Al momento l'evidenza scientifica indica ancora una volta che la composizione globale dei macros a livello giornaliero settimanale è di gran lunga più importante che il consumo di determinati macronutrienti in un momento specifico della giornata, quindi in acuto. Quindi ancora una volta, se ovviamente abbiamo 3-4-5 pasti in corpo, non è necessario consumare quelle proteine in più sperando in quali, non so, effetti magici di sintesi proteica. Quindi ancora una volta, se abbiamo un'alimentazione equilibrata, bilanciata, non perdiamoci in bicchieri d'acqua, cerchiamo di guardare sempre il grande schema delle cose e di informarci piuttosto che seguire il gregge e seguire quello che ci dà appunto i media o quello che leggiamo su Facebook. Cercate sempre di essere critici e di avere uno spirito scientifico nell'approcciare qualsiasi cosa. Con questo è tutto ragazzi, vi saluto, vi rimando al prossimo video, sempre andare a sfatare alcuni di questi miti legati al mondo del bodybuilding, della nutrizione, dell'alimentazione. Fatemi sapere cosa ne pensate, ovviamente mettete un like a questo video, condividetelo e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi, a presto!